designer della firma, e anche se io ammiro molto il lavoro di Philip Starck, penso che Philip e altri designers come Philip fanno dei lavori che piacciono a loro, per persone come loro. E spesso escono con delle cose molto provocative, molto interessanti, che hanno anche grande successo nel mondo. Io personalmente ho diversi progetti mobili che sono stati disegnati da Philip Starck. Ma io non sono questa persona, e per me il design, l'innovazione, non è tanto la forma che c'è la macchina, anche se la forma della macchina è importante, ma il contesto che ti dà un oggetto, un ambiente, un spazio virtuale, una organizzazione che serve per connettere le persone. No? E credo che per connettere le persone bisogna capire le persone. E non credo che l'innovazione avviene solamente perché prendi una persona geniale e la metti in una stanza bianca con fuori di carta. Non esce nulla. Se ne metti tre o quattro, esce qualche cosa. Se ne metti, per esempio, questo gruppo qui insieme, cominciate a parlare, a creare delle idee, probabilmente tirate fuori un sacco di idee. Però il sapere qual è l'idea giusta e quale invece può essere un'idea geniale, ma non giusta. Perciò io dico sempre che se vai fuori 1000 idee è facilissimo, non posso fare domani, lo potete fare anche voi. Trovare l'idea giusta è molto difficile. Per fortuna, se no non ci sarebbe più. E profitto a due aspetti. Sicuramente c'è il valore al produttore, perché se no non produce. Però produrre una cosa che non dà un vero valore al consumatore non ha senso e non avrebbe successo. Perciò quello che noi vogliamo capire è quali sono le caratteristiche che dà un vero valore al consumatore e quali di queste possono dare un valore al produttore. No? Questo è anche l'esigenza dell'innovazione. Allora, ripeto, noi abbiamo un studio dove cerchiamo di integrare, anzi integriamo un gruppo di persone con delle preparazioni ben diverse, perché sicuramente bisogna avere delle formazioni profonde in certe aree professionali, ma bisogna saper interagire al di là del nostro contesto formale. No? Ripeto, io sono un designer architetto, però devo interagire con qualcuno che sa molto di più di me e io sono molto ignorante in tante cose. Perciò io voglio anche essere stimolato e imparare dagli altri.